Siamo delle veterane. Siamo andate prima a Maserà e poi siamo passate di qua. Sono anni che la faccio. Questa volta la faccio anche con due disabili. Stiamo iscrivendo, le sto iscrivendo e domani verremo con loro, con due ragazze disabili, insomma. Le faccio partecipare anche loro. Tutte in fila, nonostante il sole e il caldo, per ricevere la pettorina per partecipare alla Pink Run, la corsa rosa dedicata al gentil sesso. Domani alle 18 partirà la carica delle 5.000 per 8 km tra le vie di Padova. L'organizzazione donerà l'intero ricavato dell'iscrizione, come da tradizione, a due associazioni che cercano di tutelare donne e bambini. Per quest'anno doneremo a Cometasme Padova, che si occupa di ricerca sulle malattie genetiche ereditarie, e Art for Sport, che si occupa di dare la possibilità, attraverso la fornitura appunto di arti, da qui art, a ragazzi, a bambini che hanno subito amputazioni, dare la possibilità di fare attività sportiva e tutto quello che fa normalmente un ragazzo, appunto. Giunta la 7ª edizione, la manifestazione si è fatta doppia, presentando un programma di 2 giorni. Oggi infatti concerti e attività sportive, con la presenza anche della fiorettista paralimpica Bebe Vio, che presenterà le iniziative dell'associazione Art for Sport. Perché è una bellissima iniziativa, è sempre una bella festa, per cui si sta volentieri in coda, si aspetta volentieri. Iniziativa sia perché è una cosa bella, sia perché insomma è una cosa sportiva e per uno scopo buono.